Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, seconda parte del giovedì. Seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che parte dalle letture del paganesimo e della stregoneria. Allora, innanzitutto, prima di cominciare la trasmissione, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8, Marghera. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Prima di iniziare la trasmissione, una cosetta mi interessava dire, però la cosetta che mi interessava dire mi è scappata dalla mente. E allora, visto che mi è scappata dalla mente, vado avanti con la trasmissione e poi dico quando mi verrà in mente la cosetta che devo dire. Però non è importante, non è assolutamente importante. Di cosa parliamo oggi? Oggi riprendiamo il discorso di ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. E saltando tutti i guardiani del divenire umano, saltando la danza del guerriero del pagano psichista, che ve l'ho già letta, vi ricordate? Vi ho letto tutto questo, sia i guardiani del divenire umano, sia la danza del guerriero psichista, ve l'avevo già letta prima della fiera che ho fatto a Vicenza, perché era importante, era importantissimo che vi presentassi questo. Allora lo saltiamo tutto e riprendiamo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, esattamente il movimento verso l'eternità. Abbiamo appena finito di leggere Paganesimo Politeista, Spiriti e Dei, quel piccolo trattato che verrà regalato alle persone che partecipano al rito ad Asiago. E oggi, riprendendo ciò che porta a diventare eterni, parleremo del movimento verso l'eternità. Dopodiché, però, penso che andrò avanti con un altro pezzetto, perché tutto sommato è abbastanza breve, però potrei anche prendere sulle telefonate dopo questo pezzo e prendere un attimino la discussione. Allora, il movimento che porta a diventare eterni verso l'eternità. Il movimento, in termini esoterici, è inteso come dilatazione del soggetto nello spazio. La sua capacità di occupare lo spazio è un atto di magia, nella misura in cui il soggetto modifica se stesso. In termini esoterici, la modifica del soggetto implica la modifica del gruppo e della specie. L'estensione del soggetto nello spazio, la sua dilatazione, è la dilatazione della specie. Si possono osservare due tipi di movimento: il movimento come dilatazione del sapere e della conoscenza, e il movimento inteso come spostamento fisico dell'individuo. Entrambi i movimenti, la cui differenziazione è assolutamente arbitraria, contribuiscono a sviluppare l'individuo, arricchendolo. L'arricchimento degli esseri umani di sapere, conoscenza e relazioni è la condizione fondamentale attraverso la quale l'individuo sviluppa il proprio corpo luminoso. Al contrario, i cristiani e le religioni rivelate praticano la stasi, il non movimento, l'arrivo e lo stabilirsi nella terra promessa. Essere fermi nella parola e nello spazio del loro Dio. Questo è l'antitesi dello sviluppo e della dilatazione dell'individuo. L'inizio del suo chiudersi in se stesso, la sua distruzione nella parola e nel volere di Dio, la rinuncia a proseguire nei mutamenti. Il movimento è comunque costruzione di se stessi, è movimento e flusso della vita che va dall'uscita della vagina della madre all'infinito dei mutamenti. Se possiamo fare un parallelismo, possiamo dire che la vita dell'essere umano è come quella di un fiume. Entrambi sgorgano dalla roccia come un piccolo rivolo, è come una carica di energia vitale iniziale. Si arricchiscono e crescono durante il loro movimento, il loro divenire. Entrambi crescono dilatando se stessi in ogni direzione, entrambi obbediscono alle proprie specifiche necessità. Un fiume si adatta, sviluppandosi, in ossequio al suo essere fiume, non può diventare montagna. Un essere umano si dilata sviluppandosi in ossequio al suo essere umano. Non può scegliere di diventare essere elefante o essere virus. Ognuno esercita la propria volontà all'interno dell'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Non è possibile uscire dal movimento dell'universo, nessuna coscienza di sé lo può fare. Entrambi alla fine della loro corsa giungono al mare, entrambi sfociano nel mare, entrambi gettano il potere accumulato nel corso della loro esistenza nel mare dei mutamenti, continuando le trasformazioni in maniera diversa.
per la coscienza di quel fiume, la sua acqua, non c'è più roccia da scavare. Per la coscienza di quell'essere umano non ci sono più leggi fisiche cui sottostare. Si potrebbe elencare i parallelismi, ma quello che mi preme mettere in evidenza è il mutamento come elemento basilare della crescita dell'essere, la sua dilatazione in tutte le direzioni dell'esistente. Ogni azione, quando è sorretta dall'intenzione e dalla determinazione, costruisce emissione di energia vitale, che quando viene accumulata costruisce un centro di energia vitale il cui scopo è diventare eterno. L'essere umano parte dal luogo in cui è nato e ritorna al luogo in cui è nato. Dunque, qui è nato. Quando l'essere umano parte dal luogo in cui è nato, lo arricchisce sottraendo se stesso, togliendo un qualcosa ad un insieme. L'insieme deve costruire un diverso adattamento per sopperire alla mancanza della cosa sottratta. Grande o infimo, si determina sempre comunque un processo di adattamento. Quando l'essere ritorna al luogo dal quale è partito, non torna uguale a prima, ma torna diverso, torna cresciuto e arricchito, magari affamato, ma carico di una nuova conoscenza, esperienza e consapevolezza. Poco o tanto che sia quell'essere, riversa la propria conoscenza, la propria esperienza, la propria consapevolezza, filtrata dalla sua soggettività, all'interno del luogo al quale è arrivato. Quel luogo la recepisce, in base alla propria soggettività e al proprio divenuto. E non è più l'insieme di prima, è un insieme arricchito di qualche cosa. Fortunio è il potere di essere generato da questa trasformazione, da questo processo di dilatazione degli esseri umani nel circostante. Fortunio nasce da questo fare, diventa un centro di energia vitale e venerando questo fare lo coltiva, lo stimola negli esseri umani per poter continuare ad esistere e a crescere. Quanti sono i Fortunio? Molti e uno. Molti quanti sono i luoghi in cui questa esigenza si esprime e dove si formano centri di energia vitale, uno in quanto unica è la tensione e l'esigenza di formare questi centri di energia vitale da parte dell'essere umano. Un solo opportuno con molte sfaccettature, con molti mezzi attraverso i quali stimolare il divenire degli esseri umani, il loro arricchimento attraverso l'andare e il venire. È come se un corpo sociale respirasse. Gli esseri umani escono e rientrano come le particelle d'aria nei polmoni. Attraverso questo andare e venire arricchiscono il corpo sociale di nuovo ossigeno sotto forma di informazioni, dati, scoperte, eccetera, eccetera. La stessa tensione prende molti nomi e si aggancia a tensioni diverse esattamente come una cellula si aggancia in modo diverso ad altre cellule. Così Ilari stimola opportuno. Così le tensioni di Mercurio stimolano gli esseri umani a farsi opportuno. In questo andare e venire, degli esseri umani si trova la tensione di Giano, la sua insistenza nel fissare lo sguardo al tempo che viene incontro. Il partire da un luogo è costruzione nel passato, ma è finalizzata la costruzione di un possibile futuro. La partenza e il ritorno sono in funzione del futuro. In questo è Giano che si fa opportuno. È la forza della fondazione del divenire, alla base della formazione del centro di energia vitale opportuno. Quando ci potrà essere un solo opportuno? Quando le tensioni del divenire degli esseri umani saranno uno con la tensione fondante il loro divenire. Quando gli esseri umani potranno esprimere bisogni simili nella fondazione del proprio divenire, uscendo dalla miseria in cui gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra li ha cacciati. Il percorso per la costruzione del centro di energia vitale opportuno si è modificato. Non è più solo andare e venire che crea conoscenza, ma è anche la capacità degli esseri umani di selezionare la conoscenza e il sapere in funzione della costruzione del loro divenire. Non è più sufficiente il solo atto di andare e venire per venerare opportuno, ma è necessaria l'uso della volontà e delle determinazioni soggettive per costruire il loro futuro. La non conoscenza, la futilità della non informazione viene ammantata di aggettivi e inganno, facendola passare per alta cultura, alto sapere. Così distrugge la possibilità di sapere e conoscenza degli esseri umani, troncandone il rapporto col mondo circostante. Non è più sufficiente la volontà dell'andare e venire, è necessaria la volontà di determinare la qualità della conoscenza e delle informazioni che si trasmettono nell'andare e nel venire. Quando le conoscenze creano schiavitù e dipendenza, non è opportuno che stimola l'essere umano a costruire se stesso, ma è l'onda nera della pulsione di morte che cala sugli esseri umani. Il opportuno di Roma. Ciao!
Il portunno di Roma non è più il portunno di oggi, è cresciuto, si è modificato, ha bisogno di nuovi apporti per continuare il proprio sviluppo nella sequenza di mutamenti. Angerona, inserita nel movimento, prende il significato di accumulare quanto si incontra lungo il cammino. Solo il silenzio di chi percorre le strade del mondo permette di compenetrare il mondo. La conoscenza raggiunge l'essere umano in ogni momento del suo cammino, lo compenetra. L'essere umano può assimilarla, fagocitarla o respingerla come inutile o non conoscenza. L'essere umano attraverso il suo divenuto seleziona quanto incontra. Angerona lo aiuta a chiudere la descrizione della ragione per percepire quanto incontra. Lo aiuta a non pronunciare giudizi affrettati. Lo aiuta a non imporre soluzioni prima di aver afferrato un numero sufficiente di fenomeni in cui inquadrare la questione. Il potere di Angerona si arricchisce nel viaggio e nel viaggiatore, mentre questi si fa compenetrare dal circostante. Angerona rende ricco Portunno quando il viaggiatore ritorna. Festeggiare a Beona significa ricordare la sua forza e la sua determinazione nell'arricchire l'essere umano per arricchire se stessa. Angerona va festeggiata non tanto per festeggiare un Dio padrone, ma per rinnovare la consapevolezza della sua presenza nel fare umano. Viaggiare con gli occhi bendati dal descritto della propria ragione rende vano il viaggio. Angerona limita quel bendaggio, permettendo l'arrivo di nuove idee, nuovi dati, nuove percezioni dell'esistente. Non è semplice per l'essere umano lasciare la propria sicurezza per penetrare l'ignoto. Non è semplice per l'essere umano lasciare la descrizione della ragione per penetrare l'ignoto circostante. Occorre una grande forza, una grande determinazione per farlo, o una grande disperazione. Quando la decisione è soggettiva e personale, sviluppa l'energia vitale che alimenta il centro di energia vitale a Beona. Partire verso l'ignoto per affrontare il circostante e forse arricchire il proprio divenire. È necessario un grande potere di essere per affrontare questo. Occorre una grande spinta per far fronte ad una contraddizione la cui soluzione implica questo o alternative distruttive. Prendere nulla e partire verso l'ignoto, sia per il viaggiatore spaziale, sia per il viaggiatore nei mutamenti. L'energia vitale che alimenta questo fare è l'energia vitale che costituisce Abeona. Abeona è una carica vitale che determina la decisione umana di partire. Abeona è la carica vitale che determina il ritorno. L'essere umano è un essere della natura che ha delle radici. La partenza è sempre accompagnata dal desiderio del ritorno in nuova veste. Ritorno modificato dal viaggio. Ritorno arricchito dal viaggio. Ritornare per arricchire il sistema sociale da cui si è partito. Ritorno per portare quanto ha appreso. L'essere umano affronta l'ignoto per arricchire la propria ragione. Dopo che si è immerso nell'ignoto, ritorna alla ragione per ampliare i confini. Il viaggio dell'essere umano nel suo io psichistico arricchisce il superio. Il viaggio in paesi lontani permette di afferrare nuovi angoli, nuove sfaccettature, dai quali guardare il mondo e affrontarne le contraddizioni. La conoscenza sgorga da milioni di fonti, ma se gli esseri umani non la raccolgono e la diffondono, difficilmente entrerà a far parte del patrimonio del divenire degli esseri umani. La nave lascia il porto, fa rotta per altri porti, imbarca esperienze e sapere e ritorna al porto d'origine dove scambia quanto ha caricato. Così è l'esistenza di ogni essere umano. Abeona e Abeona proteggono la diffusione del sapere e della conoscenza, stimolando nell'essere umano la necessità della sua ricerca e diffusione. Colgono il momento opportuno per agire. Situazioni critiche nell'esistenza degli individui permette loro di imporre l'idea della necessità del cambiamento, della necessità di spostarsi per costruire un futuro migliore. Il viaggio è faticoso. Ogni accumulo di conoscenza e consapevolezza fatica l'essere umano, in quanto lo costringe a modificarsi continuamente. Ogni viaggio è faticoso, spesso è necessario non distrarsi, non dormire, non riposare. Spesso la situazione in cui ci si trova impone reazioni veloci, spesso lo sconosciuto è tanto grande da rischiare di inghiottirci. A volte si vorrebbe rinunciare. Fessonia è la forza della continuità. La sua energia vitale aiuta gli esseri umani a continuare nella sequenza dei mutamenti che si è iniziata.
Non serve fermarsi, non serve abbandonarsi, non serve rinunciare alla propria volontà e ai propri fini. È necessario continuare nella sequenza dei mutamenti che si è iniziata. Rinunciare non è né disonorevole né infamante, è solo il cambiamento di una sequenza di mutamenti. Fessonia aiuta l'essere umano a continuare quando è stanco, quando magari non sa dove porta quella strada. Il potere di Abeona e Adeona agiscono sull'io psichistico dell'essere umano, non sulla sua ragione. La ragione percepisce lo stimolo come riflesso. Spesso l'essere umano fa delle azioni di cui non comprende compiutamente il significato, nel suo inizio e nel suo fine. Il loro significato giace nell'io psichistico, nel corpo luminoso che cresce, là dove la ragione non è in grado di giungere né di capire, in quanto ciò non è compreso nella sua ragione. Quando l'essere umano è stanco, la ragione ne approfitta immediatamente, stimolando in lui la resa. Ma chi te l'ha fatto fare? La ragione tende sempre a fermarsi all'interno della sua descrizione, tende a conservare la descrizione com'è. In quel momento interviene Fessonia e il suo potere di essere. Fessonia stimola la curiosità dell'essere umano. Fessonia gli dà spunti per continuare la ricerca. Magari, dice Fessonia, l'oggetto della tua ricerca è dietro la prossima curva, la prossima duna. Coraggio, gli sussurra, sei quasi arrivato, ce l'hai quasi fatta. Ancora un passo e la tua ragione sarà costretta ad allargare i suoi confini e ad aggiungere nuovi fenomeni, nuove informazioni, nuovi dati al suo pensato. L'essere umano non è padrone del circostante, è parte del circostante. Per questo motivo non può imporre al circostante di servirlo, ma può indurre il circostante ad aiutarlo. Le condizioni per ottenere questo nella religione romana sono due. La prima è che l'essere umano si faccia venere nei confronti del circostante e la seconda è che si presenti al circostante come onos, in altre parole, che veneri il circostante rispettandone le specificità e che si presenti al circostante uguale a se stesso. Il centro di energia vitale che favorisce l'ospitalità all'essere umano in viaggio è Onorino, il potere di essere di venere e onore, calati all'interno dell'essere umano viaggiatore. Solo chi ha Onorino dentro il cuore può trovare ospitalità durante il viaggio, in ogni paese, in ogni città, in ogni cultura. Onorino è il potere di essere che aiuta il viaggiatore nell'ignoto dei mutamenti. Soltanto chi è uguale a se stesso può riuscire a ricevere conoscenza e consapevolezza senza costruire inganni. Solo chi venera il circostante può ricevere nello sconosciuto quei fenomeni funzionali al proprio sviluppo. È il potere di essere di Onorino, che si fonde col potere di essere dell'essere umano. L'invocazione è solo fusione in prossimità del viaggio, di un viaggio, sia che il viaggio avvenga nello spazio, sia che segua la sequenza eterna dei mutamenti. Onorino è un potere di essere a cui attingono a piene mani gli apprendisti stregoni per esercitare la sopravvivenza all'interno di fedi o credi distruttivi. Facendosi venere, prevengono l'azione del terrore nei loro confronti. Facendosi onore, sono sempre uguali a se stessi. Quale inganno e quale disorientamento in chi è abituato a vivere di inganni, menzogne e truffe. Ingannare senza ingannare non è inganno. Il pericolo vero per un viaggiatore è quello di non poter continuare a terminare il viaggio per malesseri fisici o psichici. Quando un essere umano parte per il viaggio è silenzioso, per raccogliere quanto li necessita. Quando un essere umano ritorna, arriva al rombo delle trombe per dispensare quanto ha raccolto. Fra l'una e l'altra c'è il viaggio e la possibilità che malesseri fisici ne blocchino lo svolgimento. Trestonia aiuta il viaggiatore a superare gli ostacoli del viaggio, lo aiuta a trovare la soluzione ai problemi incontrati, lo aiuta a non arrendersi facilmente. Trestonia è un centro di energia vitale legato alla volontà dell'essere umano. Trestonia alimenta la volontà e acuisce l'attenzione dell'essere umano affinché questi non scordi di vedere quanto lo circonda, scorga quanto gli può servire per rendere agevole il proprio viaggio. Le streghe medievali in alcuni paesi elaboravano un unguento con le gemme del tiglio nero e se lo spalmavano sui polsi. Secondo loro, e certamente per loro era vero, questo favoriva la percezione dell'io psichistico, favorendo i loro voli notturni. Permetteva all'io psichistico di superare la barriera della ragione e di giungere sul luogo del raduno per il loro sabba. Questo faceva parte del potere di essere di Trestonia. Quanto facilitava il viaggio
per giungere alla meta era energia vitale di Trestonia. La ragione si metteva in viaggio, ma non aveva fatto il bilancio delle sue possibilità. Non conosceva né la meta né gli ostacoli che nel corso del viaggio si sarebbero frapposti. L'essere umano poteva partire per il viaggio sempre uguale a se stesso. Gli imprevisti erano dati dall'oggettività che si apprestava ad affrontare e dalle condizioni soggettive di cui non era in grado di prevederne gli sviluppi. Trestonia aiutava la ragione dell'essere umano a prevedere questi sviluppi, lo aiutava ad essere previdente, lo aiutava a raccogliere l'occasione attraverso la quale rinvigorirsi per proseguire il viaggio. Il viaggio è fisico e simbolico, i problemi e i metodi con cui affrontarlo sono gli stessi. Il potere di essere che interviene nel viaggio è lo stesso, gli stessi nomi, le stesse valenze, lo stesso fine per l'essere umano, dilatare se stesso nel circostante, dilatando l'oggettività sociale nella quale vive. Il viaggiatore deve sempre poter tornare al luogo di partenza, qualunque sia il viaggio, qualunque sia la sua destinazione. Opportuno deve accrescere, arricchirsi, svilupparsi lungo la propria via dei mutamenti, arricchendo e sviluppando gli esseri umani. Spesso nel viaggio ci si smarrisce, spesso nel viaggio si scordano i fini e si dimenticano i mezzi. Spesso da un viaggio non c'è ritorno, è l'ultimo viaggio dell'esistenza. Vibilia è il potere di essere che permette sempre di ritornare da dove si è partiti. Ci si smarrisce dentro un bosco, in contrade sconosciute. Ci si smarrisce nei meandri della percezione alterata. Ci si smarrisce nell'io psichistico dimenticando il ritorno alla ragione. Vibilia è l'ancora che il viaggiatore usa per poter proseguire nella sequenza dei suoi mutamenti. Per arricchire opportuno è necessario che il viaggiatore termini il suo viaggio. È necessario che il viaggiatore ritorni al luogo da cui è partito. È necessario che al luogo di partenza giungano altri viaggiatori, senza che questi si smarriscano. Trovare sempre la strada che arricchisce la conoscenza e la consapevolezza, senza dimenticare di ritornare alla ragione. Quanti apprendisti stregoni hanno smarrito quella strada perdendosi nei meandri sconosciuti? Quanti apprendisti stregoni si sono persi nei mondi scuri? Quanti apprendisti stregoni si sono persi seguendo le vie allo sviluppo della conoscenza e della consapevolezza diverse da quelle umane? Essi non avevano il potere di Vibilia, non erano riusciti ad ancorare il loro viaggio alla ragione, non erano in grado di sviluppare un potere di essere sufficiente per ritornare. Vibilia è la rotta tracciata per la nave quando giunge al porto. Vibilia è il faro che indica i pericoli della navigazione. Vibilia garantisce il ritorno. Il suo potere di essere è una potente ancora alla quale gli esseri umani possono agganciare la loro attenzione per non farsi travolgere dal circostante durante il loro viaggio. Il movimento e i centri di energia vitale che vi concorrono non possono essere intesi soltanto all'interno del viaggio, in quanto spostamento fisico dell'essere umano sulla superficie del pianeta, ma devono essere intesi anche come viaggio dell'essere umano nella sua esistenza. I centri di energia vitale concorrono a facilitare il viaggio dell'essere umano nel circostante, nel caos della numenia, attraverso l'alterazione della percezione. Non è una definizione simbolica di un qualche viaggio astrale o mitico, è definizione reale e materiale del viaggio che quotidianamente un individuo percorre per fondare la propria esistenza, sia che quel viaggio lo porti in terre lontane, sia che quel viaggio è nella quotidianità della sua casa e della sua vita, sia che il viaggio consista in una meditazione o una contemplazione, sia che si tratti di un viaggio nel sognare. I centri di energia vitale sorreggono gli esseri umani nei loro mutamenti, perché quei mutamenti arricchiscono il divenire di quei centri di energia vitale e fondano il loro divenire nell'eternità dei mutamenti. E questo è il pezzo, ciò che porta a diventare eterni, il movimento verso l'eternità, visto attraverso gli occhi della religione dell'antica Roma. Queste divinità di cui noi abbiamo parlato ora in questo momento sono divinità che possono essere incontrate soltanto nella misura in cui l'essere umano le sviluppa dentro se stesso. Il concetto degli dei nel paganesimo romano e in qualsiasi paganesimo del Mediterraneo è un concetto di dei che parte dal presupposto che quel Dio viene sviluppato dentro l'essere umano. Soltanto l'essere umano che sviluppa quel Dio dentro se stesso attraverso la propria volontà e le proprie determinazioni può incontrare gli dei.
E questa è la differenza esistente fondamentale fra il paganesimo e lo sciamanesimo. Qualsiasi sciamanesimo, qualsiasi modo di leggere gli altri mondi che ci circondano è un modo statico nella misura in cui non c'è la trasformazione dell'essere umano. Cioè, in pratica è la trasformazione dell'essere umano che garantisce l'incontro con gli dèi. Cioè, è la costruzione di quel Dio dentro l'essere umano che ne garantisce la costruzione. 2 minuti di pausa e poi riprendiamo con la discussione. Bene, rieccoci qui in trasmissione, scusate ancora. Bene, allora, il programma di questa sera, da quello che mi ha avvertito Alvise, non vengono i ragazzi che fanno musica, per cui io continuerò la trasmissione fino alle ore 10. Naturalmente, siccome non riesco chiaramente a reggere fino alle ore 10, le trasmissioni seguenti le farò in questo modo alle ore. Alle ore 8, 8 e qualcosina, dopo un po' di pubblicità, vi racconterò una storia di che precede l'apprendista stregone attraverso delle canzoni, e dopo di questo, alle ore 9, vi racconterò di Viaggio a Ixland, di Castaneda, e ve lo commenterò, con ciò che significa quel viaggio a Ixland, l'episodio del viaggio a Ixland. Quel viaggio a Ixland ve lo commenterò e ve lo racconterò. Bene, finché non arriverà Tiziano, ciao Luise, finché non arriverà Tiziano a darmi il cambio. Per cui abbiate pazienza, questa sera sarà abbastanza lunga. Allora, io in questo momento vi ho acceso il telefono, ho riattaccato il telefono, sono pronto per essere insultato alla grande come al solito. Naturalmente butterò giù quelle telefonate, quelle due o tre persone che rompono un pochino. E quello che vi ho raccontato è ciò che porta a diventare tardi nella religione romana il movimento che accresce la conoscenza e la consapevolezza. Bene, chiuso qui, continueremo la prossima volta con ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Che cos'è in realtà ciò che porta a diventare eterni nella religione romana? Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana altro non sono che dei percorsi di stregoneria che avvenivano all'interno del paganesimo dell'antica Roma, che poi non è semplicemente l'antica Roma, è anche tutto il paganesimo mediterraneo, perché quelle divinità voi le trovate fra gli italici, voi le trovate fra gli etruschi, le trovate con tutti i cambiamenti della percezione che è avvenuta. Ma cos'è importante che ci interessa a noi? Non tanto i nomi in se stessi, ci interessano i meccanismi, ci interessa cosa porta alla crescita, alla nascita di un paganesimo. E torno ancora a ripetere, e questa è la cosa che dovevo dire all'inizio, che il termine paganesimo sta a significare, è un termine che hanno inventato i cristiani quando sono arrivati al potere per significare gli altri, quelli dei paesi, ed era un termine dispregiativo. Tutte le religioni antiche del Mediterraneo, qualunque tipo di religione, non si chiamavano assolutamente col loro nome, cioè non avevano assolutamente un nome. Per cui dire che quelli erano pagani è un insulto. Il problema è un altro, che io ho preso quel termine e lo uso io. Pronto? Buonasera. Io stavo ascoltando la tua trasmissione, no? Sì? Tu, secondo me, spieghi delle robe o giuste o sbagliate che siano, sono io che lo devo deliberare, no? Perché ognuno abbiamo la tua idea. Sì, mi ascolti? Sì, ti ascolto, sei in diretta. Siccome io non mi piace insultare la gente per telefono, perché è da ignoranti insultare la gente per telefono, no? O no? Ah, non lo so, vedi tu? No, io almeno la penso in questa maniera, dopo non so come la pensano gli altri che ti telefonano. Io chiederti soltanto una roba, no? Mi hai parlato della religione cristiana e del paganesimo. Sì? Io no, a prescindere dal fatto che io non sono un cattolico praticante, no? Cioè io non è che vado tutte le... Mi ascolti? Sì, ti ascolto, ti ascolto. Mi dici tu se devo lasciare spazio agli altri o No, posso puoi parlare io? per il momento. Eh? Puoi parlare per il momento. Volevo sentirti, anche, insomma, siccome stavo dicendo che non sono un cattolico praticante, cioè non sono un bigotto, specie che va tutta la domenica in chiesa, no? Io ascoltavo il discorso del paganesimo e del macellaio di Sodoma e Gomorra, no?
Però mi piacerebbe anche sentire come la pensavano i popoli pagani, cioè le nazioni pagane, con i norvegesi, i turchi, eccetera, eccetera, no? Il modo in cui vivevano, mi dovresti spiegare. E perché ti devo spiegare il modo in cui loro vivevano? Eh? Perché ti devo spiegare il modo in cui loro vivevano? Cioè, perché io mi piacerebbe anche sentire queste robe qua, perché io vado, cioè ti ho detto, io non sono un cristiano praticante, cioè non voglio giudicare, mi piace sentire come si dice, in parole povere, tutte e due le campane. Cioè prima, non per dare un giudizio, intanto per rendermi conto di quello, di come uno può pensare o farsi un'idea, no? Però questa è una trasmissione religiosa. Cioè, quando io ti ho letto il pezzo precedente, ti ho detto qual è la... Ti sento poco per telefono, anche forse perché la volta che interviene. Mi senti adesso? Eh? Mi senti? Poco. Più di così non ti posso parlare. Forse sento qualcosa meglio. Ma mi piacerebbe anche perché tu... Allora, senti un attimo. Io prima ti ho letto un pezzo sulla religiosità dell'antica Roma. Sì, va bene, ho capito dell'antica Roma. Ora, quello che io sto facendo un lavoro religioso, non sto facendo un lavoro di ricerca storica. Per cui se tu vuoi... Sto parlando di religione anche io. Sì. Cioè, non è che sto parlando di ricerche storiche. Io ti sto dicendo, tu hai parlato del macellaio di Sodoma e Gomorra, sì, no? Che alludi a Cristo, a Gesù Cristo, sì, o a Dio, no? Dei cristiani. Io, Però non mi parli mai... Dei popoli, cioè accusi nel paganesimo, no? Sì. Accusi i cristiani. Sì. Però, secondo il mio punto di vista, sbagliato, giusto che sia, anche dei popoli pagani si sono comportati male. Nessuno ha mai detto. I cristiani, o no? No, no, un momento. Nessuno ha mai detto che i popoli pagani si siano sempre comportati bene e il suo modo di comportamento sia perfetto. Nessuno. Quello che a me interessa è che quando tu dici i popoli pagani, io ti chiedo come chiamavano la loro religione loro stessi, non insultarli chiamando loro pagani, perché questo è un insulto che fa un cristiano. Cioè, come definivano la loro religione? Teologo, cioè tu devi anche scusare la mia espressione. No, ma guarda che teologo, no. Questo non è che tu ti esprimi male, tu semplicemente stai riproducendo quello che ti ha insegnato il cattolicesimo. No, guarda che io a me il cattolicesimo, io la mia idea me la faccio da solo, a me non c'è nessun prete allora, che può imporre. Perché invece di vivere la mia perché maniera. Invece di usare il termine pagano per definire quel popolo, non definisci la religiosità di quel popolo per come quel popolo chiamava se stesso? Cioè, se tu chiami gli indiani d'America, non li puoi chiamare col nome che gli davano i bianchi, devi chiamarli col nome con cui gli indiani definivano. Io non mi rivolgo agli indiani d'America. Io per paganesimo, da quello che sappio, intendo i turchi più che i turchi, no? Ma guarda che quelli si sono comportati male. No, in questo momento i turchi sono musulmani. Se tu parli dei musulmani, parli di una religione rivelata che è uguale al cristianesimo. No, sì, come, un momento. Hanno lo stesso Dio e hanno gli stessi profeti, meno che Maometto. No, i turchi non penso che sono... con la stessa religione. Come cristiana. No? Guarda che il Dio è lo stesso. No, il Dio, al momento. Il Dio è lo stesso e i profeti sono gli stessi, Abramo, Gesù, eccetera, e ci aggiungono Maometto e una serie di altre cose. Cioè, Maometto non penso che sia della Chiesa Cattolica Romana. No, ma loro accettano sia il Dio dei cristiani, che lo chiamano Allah, e accettano Abramo, accettano i profeti. Per cui la radice da cui nasce i musulmani è la stessa radice del cristianesimo. Sì, ma io secondo la mia idea, no? tutti i dei, cioè uno lo chiama Dio, uno lo chiama Maometto, uno lo chiama Allah. No. Allora, Maometto è un profeta, non è un Dio. Dio è nome generico, Allah è un nome un po' più specifico. È un nome più specifico, però... Odino, per loro è un Dio, no? Attenta. Allora, non mescoliamo le varie cose. Quando io dico
Io parlo di un Dio, io come Claudio Simeoni, io come pagano parlo di un Dio. Io mi riferisco a un albero, mi riferisco a un virus, mi riferisco a me stesso, mi riferisco al sole, cioè mi riferisco a delle cose precise. Quando un cristiano parla del suo Dio, si riferisce a una cosa assolutamente diversa ed estranea dalla mia. Mentre invece quando un musulmano parla di Allah, si riferisce allo stesso Dio dei cristiani, cioè Sì, parlano ma la io non stessa stavo lingua. parlando di religione, io stavo parlando di comportamento del popolo, capito? Cioè la religione è comportamento pure il potere, per ottenere potere. Allora, se tu ti rivolgi a me, stai parlando con un uomo religioso, con un uomo che parla delle cose partendo dal punto di vista religioso. Io so Allora per benissimo. religione, allora i turchi ammazzavano la gente per potere o per religione? I turchi sono musulmani. I turchi sono musulmani, hanno una religione fatta in un certo modo alla quale obbediscono. I cristiani hanno una religione fatta in un certo modo alla quale obbediscono. Ma Sono quando delle dici che religioni i assassine, sono delle cristiani. religioni che prevedono lo sterminio degli altri per questioni religiose. Mentre i romani non uccidevano per questioni religiose, uccidevano per questioni politiche, per questioni di guerra, per questioni di rapina, ma non per questioni religiose. I musulmani e i cristiani, cioè tutte le religioni rivelate, uccidono per questioni religiose. Cioè, però tu non parli sempre di, però quando parli, mi scusi, no? Quando parli di uccisioni ti rivolgi sempre a Sodoma e Gomorra, non ti rivolgi mai alle altre Ma religioni. non mi interessano, non, cioè non ce l'ho qua davanti. Io qui davanti ho un assassino come Wojtyla, i cattolici e la religione rivelata dei cristiani cattolici. La mia posizione è quella di affrontare loro. Poi il resto per me è corollario, sarà un pagano turco che se la vedrà con i musulmani. Capisci? Io non vado a fare le battaglie per gli altri, io faccio le battaglie a casa mia. Cioè, a tempo che parole parli soltanto definisce assassini la Chiesa di Roma e gli altri ti stanno bene. No, No, non mi no, stanno no, 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 bene. occhio, ha detto Chiesa di Roma, non i cattolici, i cristiani. Cioè, io per me sono assassini i cristiani nell'insieme. I cattolici ce li ho davanti per cui sono più specifici. Però a me non mi interessa andare a definire i musulmani, perché io non combatto contro i musulmani. Ci penseranno i turchi, ci penseranno i pagani turchi, ci penseranno quelli dell'Afghanistan, anche se gli fanno un mazzo così i talebani, che sono cattolici. Cioè, per me il cattolicismo è la stessa roba, non esiste. Però saranno un problema loro. Io, qual è il mio problema in questo momento? Il mio problema è la Chiesa cristiana cattolica. E sono questi assassini che io devo combattere, impedirgli di uccidere, di massacrare il Però il futuro delle persone. paganesimo dovrebbe, come la Chiesa cattolica romana, Dio predica una religione uguale per tutti, no? Cioè, tu dici che Dio, i cristiani sono sottomessi dalla propria religione, che Dio oppure la Chiesa romana cattolica, non prendiamo Gesù, Gesù Cristo e la Madonna, no? Prendiamo la Chiesa romana, no? Per fare un discorso terra a terra. Tu parli di Dio, dei preti, che impongono certe loro idee, vero? Però Dio, i te... preti, la Madonna o Gesù di Nazareth, la stessa roba. Dio, i preti, la Madonna, Gesù di Nazareth, è la stessa cosa. Sì, ma io ho detto, però, tu punti il dito su queste persone, però secondo me, no, nel paganesimo, se uno è pagano turco, o pagano Ma non scusa, ma religioso, perché stai o dicendo che... pagano africano, o pagano di dove cavolo vuoi, dovrebbe avere una stessa ideologia o no? Il paganesimo dovrebbe essere Non so se... cioè, Attenti, la stessa ti risponde ideologia Lorenzo pagano, adesso. tanto africano che turco, no? Ti risponde Lorenzo adesso. Ti risponde Lorenzo. Niente, Mi solo... rispondi per radio? Se no, ti rispondo io che sono qua in studio con Claudio, Cioè, sono perché, Lorenzo. scusa, vada, ma non ti sento Non mi tanto senti? per telefono. Accidenti, vediamo se riusciamo a risolvere un po' la cosa. Devi tenerlo in mano, proviamo Aspetta che a vedere. provo a raggiungere il telefono, vediamo se mi senti. Mi senti adesso? Sento qualcosa meglio. Ecco, allora, il problema che tu stai ponendo a Claudio perché si ribella o comunque combatte solo la Chiesa cattolica e non i musulmani, eccetera. Dico che ognuno combatte nel posto dove si trova. È come se tu mi dicessi, scusa un attimo, facciamo un esempio che non sia religioso.
perché quelli del risorgimento italiano, anziché combattere semplicemente l'Austria, gli straterelli che avevano qua, non sono andati a combattere l'imperatore cinese. Cioè, è chiaro che se andava ad analizzare magari l'impero cinese non erano d'accordo neanche con quello, però è qui, in queste condizioni, che loro dovevano fare i conti. Quindi non capisco, no, non ti sento io adesso. A me mi senti? Adesso un po' meglio, perché c'è qua un problema tra telefono e microfono che vanno, sono un po' incompatibili. No, sarà il telefono che mi dà un po' dei problemi, un paio di giorni a questa parte. Io il discorso che volevo dirti, no? È che mi dà fastidio quando lo sento, cioè non fastidio a me, anche per gli altri, perché a me, ho detto, io non sono un credente, cioè non sono un... Sì, ma non devi giustificarti, non c'è un problema di giustificarsi, cioè, sai o non sai, può anche essere credente, praticante, non, no, cioè, sono problemi tuoi. Praticando, non praticando. Sono problemi tuoi comunque. Però io sento, un paio di giorni che sto seguendo, saranno 2 settimane che seguo questa trasmissione. Ah, quindi solo un paio di settimane? Vabbè, guarda, qua sono 2 anni. C'è Claudio che chiede di darti la replica a lui, te lo passo subito. Senti, mi senti? Sì, sì. Io trasmetto da quasi 3 anni. No, io vado, mi scusa, ma io sono in ferie da 2 settimane e ti sto seguendo da 2 settimane. Ho capito. Cioè, non ho tempo di starti a seguire. Cioè, mi piace seguire, sentire le proprie opinioni, no? Cioè, però, scusa se ti interrompo, a me mi dà l'impressione che tu punti un dito dove che ti fa più comodo. Certo, è vero. Capito? Cioè, non è un fatto che tu spieghi alla gente, chi ti ascolta, tutto. Spieghi quello che fa comodo. No, guarda che io spiego da 3 anni. Cioè, io da 3 anni non ho mai replicato... Sempre le stesse robe. No. Il massacratore, l'assassino di Sodoma, ma quello è un fondamento, quello è un fondamento. Sì, ma se tu vadi bene, io da quel poco che ho letto, Sodoma e Gomorra non è da prendere come esempio. Ma scusa, il problema non è il problema non è cosa ci facessero a Sodoma e Gomorra. Il problema è quello, no, devi spiegare. No, se tu dici che i preti sono violentano i bambini, oppure senti, sono dei massacratori, devi spiegare anche il perché c'è Dio. No, state un attimo, qui non ci siamo proprio. Questa è forse una delle differenze fondamentali fra noi. Io non do diritto al Dio padrone assoluto, creatore dell'universo, di fare qualunque cosa nei confronti degli esseri umani. Non gli do nessun diritto. Gli esseri umani possono fare tutto quello che vogliono, qualunque cosa, e nessun figlio di puttana, chiunque sia, che sia il Dio, eccetera, può dire agli altri: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. No, nessuno! Fare quello che voglio io. Perché non gli ha detto questo? Dal punto di vista biblico ho detto: o voi fate sesso come ve lo dico io, come va bene a me, o io vi ammazzo tutti. Non è che Dio va a dire agli altri come fare sesso. Come no? Cioè, questa è una tua esagerazione. Leggiti la Bibbia, amico mio. No, ma io l'ho letto la Bibbia. Comunque, il problema è questo. E il problema è questo. Io non do sulla diritto. Bibbia non si parla che Dio dice agli altri come far sesso. Come no? Tu mi leggi. Comunque, il problema è questo. Quando ho mandato il diluvio universale, gli ho detto: siccome voi siete malvagi, io vi ammazzo tutti. Io non gli do questo diritto. Per me uno che fa questo discorso è un verme. Cioè, non esiste. Sì, ma quando ma questo di... anche i preti di pedofilia, no? Sì. Scusa la tosse, a Sodoma e Gomorra c'era anche pedofili. Ma non mi interessa, cioè, come? Ah, non ti interessa? Non mi interessa, perché? Non mi interessa, perché non gli do il diritto a quel figlio di puttana che i cristiani chiamano Dio di ammazzare gli altri perché non fanno quello che vuole lui. Non gli do questo diritto, capisci? E non gli do il diritto della Chiesa Cattolica di terrorizzare gli esseri umani. È una contraddizione, ma vedi che ti contraddici. No, non è una contraddizione. Perché non il è una paganesimo accetta ora la pedofilia? No, il paganesimo non accetta la violenza. Dopodiché tutte le persone fanno sesso come vogliono. No, il paganesimo. Ma secondo te Sodoma e Gomorra erano città cristiane? Ma non me ne frega niente, ma cioè capisci? Non me ne frega niente, ma allora... Tu
tu accusi un prete. No, non erano pedofili, erano omosessuali. Appunto, sta partendo omosessuali, non c'entra la allora. No, ma scusa, voglio farti sta domanda. Sì, dai. Dopo mi rispondi per te. Sì, dopo chiudo, ok, dai. Se io sono un prete, io sono un porco, sì. No? Perché sono un prete, sì. Perché sono pedofilo. Sì. Va bene? Sì. Se sono invece vestito da borghese. Sì. Non sono più ti rispondo porco, per radio. Ti rispondo per radio, ok? Ti rispondo per radio. Va bon? Sì, però no, per rispondere per radio mi devi rispondere. Se sì, sì, ti rispondo. Ti rispondo. Ti rispondo per radio. Sono una sì. Persona civile, certo. Per d'accordo, d'accordo. Ciao. Capito? Ok, ti rispondo subito. Cioè, non accusare soltanto no, i ti rispondo subito. Ti rispondo subito. E non prendo neanche telefonate. Va ciao, bene. Ciao. Allora, rispondiamo un attimino a questa persona qua. Il problema che c'è della pedofilia in questo momento è una pedofilia come possesso, come riaffermazione del possesso. Questa riaffermazione del possesso è demandata nelle sacre scritture, cioè le sacre scritture danno al prete, al papa, il possesso degli individui. Il bisogno di possesso con una deformazione sessuale si trasforma in pedofilia. Certamente c'è anche attraverso, sono anche i borghesi che si comportano da pedofili, ma i borghesi si comportano da pedofili perché sono educati al possesso da parte dei cattolici, cioè tutta l'educazione che abbiamo in questo paese è educazione cattolica, per cui è blocco di quelle che sono le pulsioni sessuali da parte dell'educazione cattolica e sfocia in possesso. Per cui tutto quello che viene che deve essere attaccato non è tanto la singola persona, perché la singola persona che fa pedofilo arriva il carabiniere, lo piglia, lo mette in galera, il magistrato lo processa e lo condanna. È da condannare la struttura culturale che va a produrre la pedofilia. E la struttura culturale che va a produrre la pedofilia come elemento di possesso è il pensiero cristiano, è il pensiero cattolico. Questo produce la pedofilia. E siccome io faccio una questione religiosa, non faccio né il poliziotto né il magistrato, faccio una questione religiosa, dico che distruggere il futuro delle persone, annientare il futuro delle persone, è una questione religiosa ed è la pulsione del male, è la descrizione del male. E il cristianesimo, il cattolicesimo è la descrizione del male. Vuoi aggiungere qualcosa? No, direi che è perfetta da questo punto di vista. Passa. E invece io volevo fare una nota a questi signori che tirano fuori, ma anche nel paganesimo, oppure solo nel paganesimo, c'era la pedofilia. Quando lo dicono, questi pensano sicuramente al paganesimo greco. A parte il fatto che bisogna vedere tutto il contesto culturale della Grecia, però tu non mi puoi mettere i pagani greci con i pagani romani, con tutti i pagani del mondo, perché i cristiani o i cattolici, se li metti con i protestanti, saltano su. Quindi un pagano greco avrebbe tutto il diritto di saltare su se messo in comune, che ne so, con un pagano nordamericano o con un wicca o con un celtico, un irlandese o quello che vuoi, ma non puoi mettere i pagani e poi i cristiani rivelati, eccetera. Bene, un attimo, solo due minuti di musica, vediamo un attimino cosa è successo qua. Pronto? Sì, sì, sono arrivati. Ok, ciao. Allora, qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo si conclude perché sono arrivati i ragazzi a trasmettere. Pronto? Sono arrivati i ragazzi a trasmettere la musica, per cui qui noi chiudiamo la trasmissione. La trasmissione riprenderà giovedì prossimo alle ore 15. Con Magia, Stregoneria, Paganesimo e riprenderemo i discorsi sia con gli oracoli caldari. Riprendiamo la trasmissione giovedì prossimo alle ore 15 fino alle ore 16.30 e continueremo eventualmente a Manca Mario. Eventualmente avessero mancato, i ragazzi sono arrivati per fare musica, per cui i ragazzi si sta preparando. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Ciao a tutti.
Bene, vi salutiamo tutti quanti e vi diamo appuntamento per giovedì prossimo. Ciao ancora.